Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere partecipato. E come al solito queste assemblee che noi facciamo e poi le trasmettiamo su YouTube, che quindi possono vederle a casa in ogni momento, no? Anche sotto il computer, quindi abbiamo visto che già la cosa funziona, abbiamo sperimentato più di un anno questa cosa. Dicevo a Marco che il mio cliente non lo sapeva che sarebbe stato proiettato, quindi vedremo. Vabbè, allora prima di pubblicarlo. Allora noi abbiamo approfittato, abbiamo fatto, perché noi se abbiamo, facciamo delle assemblee a tema, in modo che ognuno segue una cosa. Abbiamo fatto una riunione il 9 maggio, vi stavo facendo vedere le slide che avevamo preparato all'epoca, sul discorso delle pensioni, perché sono queste pensioni. E quindi oggi l'abbiamo rifatta approfittando della disponibilità di Stefano Patella, che è il responsabile dell'ITAL e che quindi no, ci dirà tutte le questioni più le ultime questioni. Tieni conto se che noi abbiamo un doppio regime al CNM, c'è gente che ha ancora iscritta all'INPS e quindi no, segue tutte le regole dell'INPS e poi la maggior parte stavano in fase di esaurimento e poi tutti invece i nostri sono con l'ex chef del INPS. Tieni conto che ci sono persone assunte molte prima del 2001, quindi anche il discorso TFR, non TFS, tutte queste sfaccettature, quindi è molto articolata la cosa. Allora, lui ha visto le slide che avevamo fatto lui il 9 maggio, ha visto le prime, dice che in questo modo vale bene. Adesso lui ci illustrerà tutte le situazioni che abbiamo e poi noi stiamo cercando di organizzare il servizio di questo tipo. Cioè, abbiamo il CAF che tutti gli anni viene qui e parla. Noi volevamo già da tempo, avevamo messo in programma di dare un servizio al personale interno, perché abbiamo verificato che io ho visto la UIL, ma sarà così su tutti i lavoratori, se vai a DHV te le metti in fila a stazione termine per arrivare a parlare con l'operatore, no? E poi magari quando è finita manca sempre il documento. Invece avere una persona all'interno che una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, fa da sportello in un determinato orario, no? E poi è lui che collega con voi all'Ital, no? È un servizio che sicuramente va a vantaggio del personale. Tieni conto che è la prima volta e quindi noi adesso ci sentiamo molto più impegnati che al CNR, da cui è diventato il primo sindacato, senza partiti politici alle spalle, e se, a volte anche contro la Confederazione, perché sono le cose non condivise dai tempi di Brunetta, no? Cioè non siamo stati tenuti con la Confederazione su tutta la serie di scelte. E quindi adesso ci sentiamo più impegnati, no? Per cercare di stare il più possibile vicino alle persone e fornire tutti i servizi, no? che hanno quelli quotidiani al di là delle grandi strategie. Quindi io vi devo qui in modo che poi no, illustrarci queste cose nuove che anch'io non sono interessato a conoscere, a vedere, anche perché tieni conto che c'è molta confusione non solo da parte degli enti ma anche da parte degli enti previdenziali dell'INPS. Io ho sperimentato in prima persona, io ho fatto 65 anni alla fine dell'anno. Il CNR mi ha scritto che siccome io avevo maturato al 31 dicembre del 2011 uno dei tre requisiti della pensione, che erano quello delle quote, mi ha mandato d'ufficio in pensione. Io sono andato all'INPS e ho fatto la domanda di pensione di vecchiaia, perché avevo 65 anni. L'INPS me l'ha respinta dicendo la motivazione, non hai raggiunto il requisito di 66 anni per mesi. Quindi è partito un balletto tra INPS e me e il CNR, no? Sull'interpretazione della legge 125, l'articolo 4, tutte queste questioni, e alla fine, perché una cosa che bisogna tenere presente, se uno fa le domande, oggi può fare di vecchiaia o pensione anticipata, se fa la domanda di pensione anticipata e la fai dopo che hai maturato i requisiti, quella non è retroattiva, mentre quella di vecchiaia è retroattiva. Cioè io maturo la pensione di vecchiaia a gennaio, faccio la domanda ad agosto, mi prendo tutti gli arretrati ad agosto. Se io invece ad agosto faccio la domanda anticipata e l'ho maturata a gennaio perché non ho più lavorato, la pensione decorre da agosto. Quindi non c'è. Allora, rispetto a questa situazione,
col CNR che mi diceva tu devi andare come anticipata, no? Perché l'Ips dice anticipata, io ci voglio andare con vecchiaia perché non voglio anticipare niente, perché poi ci sono anche le percussioni sulla liquidazione, alla fine, perché un'amica del patronato, senza che io lo sapessi, quando l'Ips mi ha respinto la domanda di vecchiaia, ha fatto subito la pensione anticipata, quindi avevo anche quella in piedi e non ho perso i 3 mesi, perché io la pensione cominciava a prendere ad aprile, però avrei saltato da gennaio ad aprile. Quindi bisogna fare molta attenzione su queste cose, conviene comunque uno, prima di prendere una decisione, perderci tempo a parlare con persone che sono informate, no? E non dire, ah sì, vabbè, ma tanto non... È. Perché poi sono cose che non si recuperano. Non quindi io mi fermo qui. Va bene, grazie. Allora, buongiorno a tutti. Vedevo i volti, non credo di conoscere nessuno, anche se con altre categorie invece abbiamo già iniziato da molto tempo dei contatti. Prima di parlare dell'aspetto centrale dell'incontro, io volevo fare una piccola precisazione su quello che ha detto. Ci siamo conosciuti stamattina, sì, esatto. Americo. Parlare di trattamenti pensionistici non riusciremo ad utilizzare la mattinata. Ci sono comunque degli aspetti che vanno curati ancora prima del trattamento pensionistico vero e proprio, che è la base, è la contribuzione. Ne parleremo tra poco, anche perché non so se qualcuno di voi sa, ma sta per partire una campagna che vi vedrà da subito in prima linea, ma ne parleremo tra poco anche con l'utilizzo di alcune slide che ho preparato, in maniera che almeno i concetti base siano, spero, il più possibile chiari. Allora, il patronato, io non so se tutti voi conoscete che cosa fa il patronato, perché diamo per assodato, soprattutto coloro i quali stanno nel settore privato, quindi lavorano nel privato, lo sanno molto bene, perché a differenza del pubblico impiego, laddove è il datore di lavoro materialmente, in alcuni casi, vedi anche le FS anni fa, o anche l'IPOS, il datore di lavoro impiega sia da ente datore di lavoro che da ente previdenziale. E nel pubblico impiego non c'è mai stata questa cultura di avvicinarsi al patronato, di conoscerlo, mentre invece questo è secondo noi uno degli aspetti fondamentali. Diceva Marico prima che c'è confusione negli enti previdenziali, che effettivamente è vero. La normativa rispetto a quando inizia io nel lontano 88 è diventata veramente aggressiva, mentre prima si sapeva quello che serviva per vecchiaia, un'anzianità, perché allora si chiamava ancora anzianità, o le invalidità, l'inabilità, adesso ormai da anni, a partire, se vogliamo, diamo una data certa, dal 1993. Con l'entrata in vigore del 592, forse qualcuno meglio ricorda come il decreto legislativo Amato, che ha cominciato a mettere mano sulla previdenza, e lì sono iniziati dolori, proseguiti poi con la legge, con la 724, la famosa legge Berlusconi, se vi ricordate, che a voi mi riferisco a coloro i quali hanno una la posizione aperta presso l'ex CIP dell'Interap, forse sapete che fino all'epoca voi con i 40 anni della sera contributiva andavate in pensione con il massimo, praticamente non essendoci di scostamento fra il trattamento pensionistico e il trattamento retributivo. Entra in vigore la legge 724 e comincia a dire, bene, dall'1/1/95 noi facciamo salvi tutti i rendimenti maturati fino al 32/1994. C'era una norma, c'è tuttora, è tuttora vigente, se almeno fino a quanto riguarda la sanità maturata fino al 32/1994.
1894, la legge 1965 del 65, la quale prevedeva un trend di crescita del beneficio economico annuo, del rendimento annuo, scusate, che andava da un 1,8-1,9 per gli anni più bassi, per arrivare fino al 100% con i 40 anni. Ecco perché quindi la legge Berlusconi è stata importante, perché ha abbassato i rendimenti. E quindi adesso uno che può andare con il massimo non raggiunge il 100%, per tornare al 95 sono passati 15 anni ormai, quasi. Va bene, diciamo che io in questi 5 anni già non ho messa tanta di carne al fuoco, però vediamo un po' di andare per ordine. Dicevo, il patronato, molti non lo conoscono, noi trattiamo tutto, trattiamo dalla al privato, le invalidità civili, gli ex samples, ex IPOS, quindi i postali, ricognizioni, riscatti e quant'altro. Quindi abbiamo un quadro ben definito di quello che è il nostro compito, cosa che, e quindi torno al concetto precedente esposto, che forse i dipendenti pubblici non sanno e non conoscono. Perché ho voluto fare questa piccola introduzione? Perché quando vado a parlare nei convegni, nei congressi, oppure anche con altre persone, mi fanno indicare di parlare, anche con un amico, un incontro per strada, potrebbe venire fuori il discorso del senti, tu mi stai ponendo un problema legato al mondo previdenziale del pubblico impiego. E va bene. Dico, ma ti sei mai chiesto nel tuo nucleo familiare quelle che possono essere le esigenze? Ad esempio, tua moglie o tuo marito hanno o delle problematiche attinenti proprio l'INPS? Bene, noi ci siamo. Ci sono dei problemi legati a degli assegni di accompagno, della civile e quant'altro, oppure assegni legati sempre al mondo delle invalidità civili. Beh, noi ci siamo, perché noi le trattiamo materialmente e soprattutto da qualche anno, forse voi lo sapete, che tutto è stato assorbito dall'istituto previdenziale, dall'INPS, il quale ormai è diventato quello che da qualche anno fa il famoso grande INPS. Vi anticipo che questo grande INPS in realtà è un barcone, perché spesso e volentieri diciamo adesso non sa quello che fa la sinistra. È giusto dire che ormai l'ente previdenziale è unico, ma non è giusto dirlo se ci riferiamo alla normativa. E quindi ci sono dei settori all'interno dell'istituto previdenziale che spesso e volentieri non riescono a colloquiare fra loro, anche se ormai per effetto questo Fumonti, per effetto della, diciamo, dimagrimento del risparmio, ha cercato di accorpare gli enti previdenziali. Però ribadisco, non è che si veda tutto questo beneficio, quanto noi lo vedremo come onda lunga. E diceva giustamente Enrico, noi ci troviamo di fronte a delle risposte che vengono fornite dall'istituto previdenziale. Previdenziali, siamo tutti esseri umani e in quanto tale possiamo sbagliare. Però ci troviamo di fronte a delle deviazioni che non hanno né capo né coda. Ecco allora il perché, e io qui a volte dico ai miei colleghi, non partire dal presupposto che l'istituto previdenziale abbia ragione, perché noi dobbiamo invece verificare fino a che punto ha ragione. Ma spesso e volentieri quelle risposte sono sbagliate, soprattutto nel momento in cui noi ci stiamo avvicinando, e il fatto di Enrico abbia fatto vedere questo, qui ci sono le norme previdenziali che nel frattempo, come dicevo, dal 92 in poi, hanno modificato i trattamenti pensionistici e non solo. Allora, sono talmente complesse le norme che prevedono un accesso a pensione che noi per primi, spesso e volentieri, diciamo, lo voglio analizzare, perché si rischia di fare il passo indietro, ossia diamo per assodato un qualche cosa che in realtà non è. Non esistono più trattamenti come nel 92, dove c'erano le pensioni con la fotocopia. Hai tot anni, hai tot retribuzione, prendi questo. Assolutamente no.
Detto questo, quindi io vi invito a non pensare al patronato come a un ente che tratta soltanto il pubblico impiego, ma approfittatene anche e soprattutto per tutti quelli che possono essere i problemi, spero di no, all'interno del nostro centro familiare. Allora, detto questo, a me non mi sta tanto di carne al fuoco, sto cercando prima di andare avanti con le slide, dare alcune indicazioni. Parlava di incontri successivi a partire da settembre, ormai immagino, e voi avete, come tutti, però la previdenza complementare, voi sapete che la previdenza complementare è una delle colonne che ha imposto la legge 335. La previdenza obbligatoria, la previdenza complementare e la previdenza integrativa. Solo la previdenza integrativa la può fare solo e soltanto chi ha qualche soldo da utilizzare da spendere con assicurazioni private. Però questi due sono fondamentali. Perché? Perché ormai, se noi andiamo a vedere i rendimenti annui che a parità di età e di anzianità vengono erogati rispetto a qualche anno fa, noi ci vediamo materialmente scendere. Avete sentito che negli anni nel 2030 all'incirca ci saranno percentuali che variano tra i 55, 60, chi dice di più, chi dice di meno. Comunque un dato è certo, che l'assegno pensionistico pian piano si sta erodendo. Io ad esempio sono uno che le prime cose le fatte logicamente e sulla terza mi metto da parte qualche cosa per andarmela a integrare, ma logicamente ci sono degli aspetti personali che non hanno niente a che vedere con oggi. Allora, prima di iniziare noi abbiamo, come il patronato della UIL, iniziato ormai da qualche anno a siglare degli accordi con le categorie sindacali. L'abbiamo fatto con la Uniscuola ed è stato un accordo molto, molto fruttuoso sia per noi, perché prima non facevamo pensioni scuola se non incidentalmente, il discorso che facevo prima, che si andava spesso e volentieri alla propria ufficio del personale e si inviava il trattamento la richiesta di pensione. Ormai questo non è più così, io aggiungo fortunatamente, perché spesso e volentieri abbiamo visto dei trattamenti pensionistici che vengono liquidati da INPS, perché se qualcuno se lo ricorda qualche anno fa, scritti anni fa, l'istituto previdenziale erogava il trattamento pensionistico sulla base di quello che il datore di lavoro inviava. Metteva in pagamento, dopodiché a distanza di qualche anno, prendeva il fascicolo in mano e andava a verificare se l'importo di pensione era corretto. E in alcuni casi mi è successo, fortunatamente in due casi solamente, che non solo non era corretto, ma addirittura non veniva a mancare il diritto a pensione. Quindi posso immaginare quello che succedeva. Morale della favola, nel 2005 INPS ha dato, dice bene, da questo momento in poi il datore di lavoro deve solo e soltanto compilarmi il PA04. PA 04 è l'acronimo di imposizione assicurativa 2004, che noi ancora chiediamo. Il problema è che non tutti gli enti datori di lavoro lo compilano. Vi premetto che c'è comunque un obbligo di compilazione di questo modello nel momento in cui la persona sta per accedere alla pensione, ovvero ha chiesto una domanda di ricognizione di riscatto. Perché? Perché la banca dati del suo potenziale non è performante e di conseguenza non potrebbe materialmente individuare gli oneri di riscatto, di ricognizione, ovvero determinare un diritto che tanto meno importa. Allora, ecco che questo PA 04 per noi è fondamentale, però il tutto fortunatamente sta per venire meno. E veniamo quindi alla uno degli aspetti, casomai su questo ci torniamo dopo.
Allora, l'avvio della campagna, mi metto qui almeno non disturbo la visuale. RVPA, ricordatevi questo termine, sta per rettifica, verifica, posizione, assicurativa. Dunque, vi accennavo poco fa, noi dobbiamo andare a verificare tutto quello che c'è nella banca dati dell'istituto previdenziale. Ci sono due modi per accedervi. Uno, potete farlo voi in automatico, dotandovi di un PIN che deve essere richiesto all'istituto previdenziale e che vi sarà dato entro breve termine, ovvero venire al patronato. Il patronato è un ente che non deve ricevere soldi da coloro i quali sottoscrivono il mandato d'assistenza. Perché? Perché noi siamo pagati praticamente da tutti voi, da me, da lui fino a poco tempo fa, perché nel prelievo della nostra banca dati c'è uno 0,00 che va a creare il famoso montante sulla base del quale ogni anno noi sulle strutture, su determinate strutture, non su tutte, mandiamo una statistica all'Ispettorato del Lavoro, che fino a non molto tempo fa stava qui, non so se ci sta ancora, non ci sta più bene. E gli ispettori vengono a vedere se quanto da noi denunciato è corretto o meno. Sulla base dei dati corretti vengono dati dei soldi. E quindi, scusate, qui non voglio fare politica, ma vi ricordate forse qualcuno o qualche anno fa con precedenti governi disse che il patronato godeva di sovvenzioni che bisognava eliminare. In realtà nessuno sovvenziona niente, siamo solamente noi che sovvenzioniamo noi stessi per evitare di andare o di utilizzare i consulenti del lavoro e quant'altro, dei passacarte che spesso e volentieri si fanno passare da esperti quando invece in realtà non sono tali. Quindi l'invito è, visto che lo paghiamo, utilizziamo il patronato. Esattamente. Ce lo faccio farlo pagare anche se non lo utilizziamo. Esattamente. Ma scusi, c'è una buona discrezione perché qualcuno la richiede? No. Il patronato è totalmente gratuito, forse la quota alla quale lei si sta riferendo è quella che possono essere chieste dalle camere sindacali, ma come un servizio, pagamento dei servizi in generale, ma il patronato, se lei non fa la tessera e viene da me, io devo fare come ho detto a un vostro collega che purtroppo si è dovuto allontanare, e gli ho preannunciato che noi dobbiamo necessariamente farvi firmare un mandato di assistenza. Il mandato di assistenza è gratuito e tale è e rimarrà per tutto. Quindi se io vado a inserirmi nella condizione assicurativa di Amerigo, non posso farlo, se posso farlo, però se poi mi dissidano io ci lascio i miei guai. E allora io diciamo sempre, guardate, ho un mandato gratuito, però dobbiamo farlo perché gli ispettori poi, giustamente, a norma, ci creeranno dei problemi, perché noi andiamo a inserirci in cose che sono personali, quindi se non c'è una vostra autorizzazione, io non posso. In realtà, quando io faccio il mio estratto, dovrei farmi un'autodelega, va bene comunque. No, comunque fate bene a chiarirle queste perché se ne dicono e se ne sentono di tanto. Le uniche cose, chiarisco quindi o integro il discorso, le uniche cose che noi, poi non è noi patronato, ma c'è proprio una norma che lo stabilisce, che il patronato può far pagare sono i legali, ovvero, esatto, ovvero i medici. Quando si tratta di andare a visita per una pensione di inabilità, le spese volentieri non vengono accettate, forse qualcuno di voi l'ha sentito dire, noi nel chiedere una visita collegiale dobbiamo necessariamente avvalerci del medico. Lasciamo perdere adesso tutto quello che c'è dietro, documentazione, non è questo il momento, che lo faremo quando tratteremo aspetti monotematici.
però in quel caso voi non andreste a pagare il patronato, ma andreste a pagare il consulente che ha un accordo con la Camera Sindacale e di conseguenza col patronato. Ma noi non siamo, non dobbiamo prendere soldi, perché altrimenti dovrebbe partire giustamente la denuncia. Se tutto questo è chiaro, sì. Allora, dicevo, la posizione assicurativa. Dunque, quanti di voi hanno verificato la posizione e si sono accorti che manca qualcosa? Bene. Allora, quel qualcosa continuerà a mancare, però benissimo. No, io no. Sta per accedere la pensione? No, sto vedendo quando. Benissimo, allora, noi spesso e volentieri invece vediamo che le posizioni non sono così lineari, però è anche vero che deve essere fatto un distinguo. Voi sapete che parlando di comparto pubblico, noi mettiamo generalmente dentro sia gli enti locali che i sanitari, le ASL, mettiamo dentro le amministrazioni dello Stato in senso generale. Però a questo bisognerebbe fare comunque un distinguo. Perché? Perché quando iniziò, piccola storia, quando iniziò nel 98 il primo accenno di rettifica della posizione assicurativa, che forse qualcuno di voi ricorda come forchetto sonar, in realtà si è interrotto subito. Perché? Perché l'istituto aveva necessità di interloquire, interagire con i datori di lavoro, e tutto questo non è mai avvenuto. Lasciamo adesso il perché e per come, non è questa la sì. Si è andati avanti quindi con posizioni non corrette. Arriviamo nel 2006, c'è stato un altro accenno di rettifica della posizione assicurativa, anche lì è andata a bando. Morale della favola, siamo arrivati ai giorni nostri. Nel frattempo Impedap è venuta meno, sono passati tutti in INS e fatalità. Con INS si comincia. Bando alle ciance, quello che c'è Nori, il generale, cioè quello che c'è, adesso andiamo a verificare quello che materialmente sono i buchi presenti nella banca dati. E mettiamolo a posto, perché tra X tempo, e qui poi lo vedremo tra poco, tutto quello che c'è in banca dati, quindi attenzione, perché questo è un segnale forte che vi sto dando, le vostre pensioni saranno liquidate da tutto ciò che c'è nella posizione assicurativa. Ergo, se io non vado a rettificare nel lasso di tempo che INPS mi dà, erano previsti 3 anni, in realtà questi 3 anni si presupponeva che sarebbe comunque partita la campagna, invece c'è stata una lungaggine. Comunque sia, finito il tutto, se avete qualche cosa da far valere ai fini retributivi o contributivi, INPS dirà stop. Allora, o lo andremo a modificare in questo lasso di tempo, ovvero nel momento in cui il termine è scaduto e voi vi accorgete che qualche cosa manca, fine del discorso. Anche se è il vostro diritto, non avete più la necessità perché INPS non vi darà la possibilità. Allora, se questo, prego. Certo. Un conto è il buco contributivo, dice, ho lavorato prima di entrare al CNR in una ditta, no? Non mi ha pensato, ho lavorato a Milano, vado a cercare. Ma se io ho fatto una domanda di ricongiunzione e fino ad oggi, uno finché non andava in pensione, no? Tanto più se la ricongiunzione era a pagamento, no? Non la sollecitava, perché più tardi la facevo e meno pagavi. Ecco, la non ricongiunzione è considerata un buco rispetto a questo? Allora, la ricongiunzione di per sé è un buco, però attenzione, perché nel momento in cui io ho fatto la domanda non è un buco che deve essere sanato, perché lì è un problema, un altro.
è l'ente previdenziale che materialmente non ha, esatto, ritardo. Però anche qui, forse quanti di voi hanno domande di ricognizione o di riscatto presentate a suo tempo? Ma io più, ecco. Ma da dopo 18 anni sto... Bene, ce n'è qualcuna... Ok. Allora, no, questo perché sta per avvenire un qualche cosa in IMSS. Ce ne siamo accorti, o almeno diciamo che ce ne stiamo accorgendo in questo momento. Loro vogliono aggredire l'arretrato. E solo che per farlo, secondo noi, stanno usando dei mezzi non leciti, nello specifico con l'ex IVOST, quindi non ancora con l'ex IVA, però 70.000 tanto. Allora, andiamo a vedere tutte quelle domande presentate a suo tempo delle quali ancora il Visio Prudenziale non ha dato comunicazioni, ovvero potrebbe aver dato chi ha il provvedimento, la determina, come è definita, a posto, ma se è arrivato un documento a suo tempo al quale l'ente previdenziale, che poteva essere l'ex cassa, ovvero l'ex IVOS e quant'altro, e dice: guarda, abbiamo tanto arretrato, noi la tua domanda di cognizione di riscatto la verificheremo nel momento in cui andrà in pensione. Adesso non avviene più, però qualcuno all'inizio potrebbe dire: guarda che qui sono scaduti i termini, perché tu hai fatto passare troppi anni e non hai sensibilizzato l'inerzia dell'istituto previdenziale. Allora, che cosa succede in questo caso? Ne stiamo parlando perché ancora, diciamo, il bumbone non è scoppiato, però ne stiamo parlando con i nostri avvocati per capire e soprattutto per andare a tutelare quelle domande che per inerzia dell'istituto previdenziale rischiano di cadere nel vuoto. E sapete cosa significa? Che all'epoca presentare una domanda di ricognizione, per all'epoca io mi riferisco anche da ottobre 2007 indietro, perché sono cambiati i coefficienti di ricognizione. E di conseguenza, con i coefficienti che sono aumentati di molto, ma di molto, gli oneri di ricognizione e di riscatto sono schizzati alle stelle. E questo è importante, perché chi chiaramente l'ha definita è a posto, chi ha presentato domanda ante novembre 2007 è a posto, perché chi ha presentato quelle istanze comunque ha fermato il tempo della liquidazione all'epoca. Perché? Perché l'istituto avrebbe dovuto materialmente andare lì e liquidarla entro i termini, e non l'ha fatto. Va bene. Però chi l'ha presentata a partire da novembre, purtroppo, da novembre del 2007, si troverà degli oneri di ricognizione di non poco conto, e qui è importante anche e soprattutto il ruolo del patronato, perché a fronte di oneri di 50, 60, 70, 100, 130 mila euro, conviene? Non conviene? Lì allora dobbiamo fare noi, come patronato, dei calcoli, andare a vedere importo di pensione calcolato con il periodo del quale si chiede l'università, periodo calcolo di pensione senza il periodo, scusate per favore, e fare quindi le valutazioni di quanto andrebbe a modificarsi il trattamento pensionistico in godimento. Poi vabbè, lì entrano in gioco tanti altri fattori che in questo momento non mi azzardo a dire qui, perché altrimenti perderei la vostra attenzione. Però grazie, l'importante è che voi sappiate che dire sì o dire no ad un onere di ricognizione anche elevato non è corretto. Dobbiamo prima vedere materialmente qual è il beneficio che su pensione il lavoratore o lavoratrice potrebbe avere. Sto andando molto avanti perché ogni frase, ogni riga ne apre a caduta altre di finestre. Cercherò di non essere comunque molto invasivo per voi, perché
per me io faccio di abitudine, quindi non è difficile, ma per voi seguire non è cosa di poco conto. Allora quindi, andiamo a vedere. Scusa, prego. Quindi ci sta dicendo che se a un dipendente gli arriva un conteggio, ricostruzione o riscatto, sì, tutto quanto, voi no, siete noi, cioè, come patronato siamo in grado di dare, certamente, di fare i conteggi, poi il dipendente decide se noi dobbiamo fare una verifica del beneficio che ne godrebbe su pensione. Perfetto, ecco, questa cosa qui se noi riuscissimo a farla anche con Marco, che dovrà essere lui poi sia queste cose. Se è Marco farla in sede senza venire, no, a fare le file, perché allora sarebbe un servizio che riusciamo a dare al personale. Ma vedi Enrico, noi cerchiamo in questa maniera di, tramite voi, ma voi avete capito la necessità e l'importanza. Stiamo cercando di far sì che sia impadronato la categoria del piano impadronato a dare servizio in loco, evitando soprattutto in città molto dispersive come Roma di andare da un punto all'altro della città per fare vedere e verificare. Allora, noi adesso stiamo parlando con Alberto Civica per vedere, e anzi sta per essere firmata una convenzione fra Italia e Liguria, che manderemo poi, ognuno manderà i suoi, e se sarà Marco ben volentieri o chi per lui, però stiamo cominciando a implementare il servizio, cosa che è già avvenuta con la scuola, che sta avvenendo con la UIL FPL e i locali sanità, che sta avvenendo con la UIL penitenziari, addirittura con loro. Ecco, quindi in pratica siamo noi che ci dobbiamo muovere, andare verso il lavoratore. Su questa convenzione adesso rimarrò con Alberto, no? Anche oltre i rischi, il conteggio della pensione, perché se io dovessi fare un conteggio da mente non mi fido, e quindi non è. Ecco, quindi, ecco, infatti, se noi riuscissimo a fare, ma non era preparata quantomeno, quindi ma il servizio che farete in loco sarà a pagamento per gli oltre gli iscritti, dedicato agli iscritti. Il servizio è gratuito. Se si fa il loco, molto probabilmente sarà per gli iscritti alla UIL. Questo è come il caffè, no? Cioè, è un servizio che dai il sindacato. Per evitare la fila di fuori. Se vai fuori, allora. No, chiaro, quello fuori. Però qua dentro, se dobbiamo farlo, no? Noi lo faremo, se facciamo per il caffè, sono per gli iscritti. Ecco, queste sono valutazioni della categoria. No, perché ho sentito che è il patronato che va vicino al cittadino, allora sì, se è il patronato che va vicino al cittadino, sì, ha una postazione, no, ha una postazione qua, sì, lei. La postazione è quindi. Ma per quanto ci riguarda noi è quindi. Sì, però sai, nulla vieta che comunque le altre persone, poi questo siete voi, oppure possono andare. Ma chiaro, quello già lo fanno. Quindi questo mi sembrava giusto specificarlo. No, ma lo sai qual è il problema? Questo qua sicuramente è un problema. Siccome io ho la fila di pensionati, no? Che quando stanno in servizio non stanno iscritti alla UIL, ma poi quando vanno in pensione, no? Nessuno li permetta, c'è la fila da loro e noi gli diamo assistenza. Allora adesso il problema è che, allora, tanto per dare qualcosa in più all'iscritto, è un servizio che lo facciamo con carta. Facciamo con la previdenza, viene uno a sedere una settimana fa, questo no, è un servizio che diamo sempre. Però ecco, io non lo chiedo. No, mi chiedo una cosa, soprattutto per quanto riguarda le verifiche a seguito di determine emanate dall'istituto previdenziale, non fate in modo e maniera di arrivare i giorni antecedenti alla scadenza, perché questi sono calcoli complessi e alcune volte dobbiamo agire per andarci a trovare dei riferimenti, ovvero importi, coefficienti, di tutto. Quindi vi chiediamo cortesemente, non appena vi arriva la determina, se c'è qualche dubbio o qualche verifica che volete fare, ecco, di attivarvi subito,
perché altrimenti rischiamo di arrivare noi fuori tempo massimo, perché dovuto a, diciamo, all'ingorgo, eh? Ecco, come se fossero tante macchine che arrivano, inevitabilmente chi vuole passare una che non si flasca. Allora, dicevamo, alla fine siamo già alle 11:30, eh? E tu? Arrivi a 68 anni oggi. Io 67,8. Guarda, con la riforma Formello che è arrivata una botta qua e ancora la sto bene. Vabbè, allora dicevo, cominciamo, continuiamo a vedere un po' le confianze. Arriverà, vi arriverà una lettera da parte dell'istituto. Vediamo un po' se poi torniamo indietro. Allora, non so se si vede abbastanza, però non posso ingrandirla, è il massimo che posso fare. Allora, voi come iscritti, non parlo di coloro i quali hanno un'iscrizione INS, non una posizione che già dovrebbero averla comunque ben delineata, e comunque anche in quel caso si fanno le rettifiche, verifiche e rettifiche. Ma parliamo di pubblico impiego e vedete che le prime posizioni riguardano solo e soltanto gli enti locali, quindi ex e CIPTE, d'accordo? Poi qui parliamo di 500.000 posizioni, data di invio è stato messo, e io l'ho riportato, il 30 settembre, ma vi spiego perché. In realtà sarebbe il 1 ottobre come data di invio, perché tutte le sedi dell'istituto previdenziale sul territorio nazionale stanno verificando, sulla base dell'input che è stato dato dalla loro sede centrale, e stanno verificando e inserendo nella banca dati tutto il cartaceo che hanno sepolto nei loro archivi. E chiaramente i primi ad andare saranno quelli che sono più vicini al trattamento pensionistico. E successivamente, come vedete, secondo l'emissione del 28 febbraio del 2015, ulteriori 500.000. Se considerate che, vedete qui, enti locali e terzo Stato, più o meno gli iscritti enti locali barra sanità riguardano, sono 1,5 milioni di lavoratori, e quindi ecco che ci siamo come proporzione. Dicevo, il 30 settembre è la data ultima che le sedi dell'istituto hanno per inserire nella banca dati tutto il cartaceo. Questo però potrebbe significare tutto e niente, perché? Perché inseriranno e sicuramente non ci saranno tanti buchi, e quindi vengo alla signora quando dice che la sua posizione comunque è abbastanza lineare o collineare. Bene, noi ci aspettiamo e speriamo che siano tutte il più possibile lineari, però vi chiedo di fare una verifica di tutto quello che c'è, eventualmente sulla base vostra noi possiamo vedere e seguire quindi il vostro ragionamento, perché per me la posizione potrebbe essere lineare, dovete essere voi a dirci questo buco, ma è corretto o non è corretto, lavorava o non lavorava, ma questa retribuzione mi sembra un po' anomala rispetto a quelle che vedo per anni precedenti e successivi. Questi possono essere i primi aspetti, quelli più semplici. E di conseguenza dal 1 settembre del 2014 inizieranno i primi invii. Che cosa verrà inviato? Mi avrebbe da dire niente. Esatto. In realtà verrà inviata una lettera nella quale ci saranno una lettera di presentazione della campagna di rettifica, invitando il lavoratore o la lavoratrice a collegarsi alla banca dati con il PIN del quale parlavamo poc'anzi, ovvero con l'ausilio del padronato, e estrapolare l'estratto. E a questo punto le domande che noi ci faremo e ti faremo saranno, come dicevo poc'anzi, hai iniziato a lavorare da questa data? Sì, no. Mancano dei periodi, oppure manca ad esempio una maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro? Prego. Bene, allora quella maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro la dobbiamo far valere. Quindi
o tramite Marco se sarà lui, oppure se tramite gli uffici ITAL, insomma in qualche modo si fa. Dimmi. No, no, io perché già l'ho presentata. Ah, l'hai presentata? Sì, quindi oh, che succede, bene. Visto che sono una di rispondendo? Allora, che cosa succede? Non sappiamo, perché a domanda precisa posta proprio dal sottoscritto a fine gennaio un incontro con la direzione generale dell'ex Impedap, è stato chiesto, ma tutte le rettifiche fatte sulla banca dati esistente ad oggi saranno da voi prese e inserite all'interno oppure no? La risposta è stata non lo so. Allora, questo significa che dovete tenere sotto controllo le vostre posizioni. Non spaventatevi di una cosa: se voi adesso andate nella banca dati dell'istituto e provate a verificare che cosa c'è nel vostro estratto, molto probabilmente, a meno che voi non facciate parte di questi primi 500.000, molto probabilmente vedrete la vostra posizione ferma al 30 settembre del 2012. Ecco, nessun problema. È per tutti. Non è per tutti, signora. La maggioranza sì, però ci sono delle persone, e mi riferisco a questa prima emissione, per le quali è già possibile, però bisogna andare a pizzicare, perché i 500.000 sono dalla Val d'Aosta a Trapani, quindi non è così semplice. Comunque, scusa, io credo di essere tra quelli, perché mi avevano aggiornato i sei mesi più un giorno della gravidanza, fuori 5 mesi più 1 era aggiornata. E l'INPS aveva mandato una comunicazione invitandomi a verificare. Ho visto che nella parte, diciamo, nella schermata CPTL era riportata tutta la mia posizione, con la ricongiunzione fatta. Io ero INPS, poi sono passata la CPTL, quindi ho fatto la ricongiunzione. E quindi ho visto, parlo di un annetto fa, la mia posizione era tutta regolare. Sì, però è ferma al 30 settembre del 2012 quella? Parlo di un annetto fa, quindi potrebbe essere sì. Ferma. Però, che voglio dirvi non è un allarmismo, assolutamente, anzi, sto cercando di far scemare l'eventuale allarmismo, perché la data del 30 settembre ha un motivo. Loro hanno bloccato la banca dati dicendo, vabbè, adesso diciamo la stragrande maggioranza di lavoratori, i patronati vanno a verificare questa, però dentro, in una banca dati diciamo similare in altre banche, ci sono tutti questi dati più quelli che stanno implementando. Ecco perché alcune posizioni, io ho avuto la fortuna tramite un codice fiscale di vederlo, e effettivamente se voi andate a vedere un estratto contributivo di oggi vedrete una cosa: se andate a vedere un estratto contributivo legato alla RPPA vedrete che è tutta un'altra cosa, ha molte più notizie, ma soprattutto ha anche dei punti interrogativi che deve segnala a voi. Che facciamo di questo periodo? Perché a me risulta questo: la politica che ha utilizzato l'istituto previdenziale secondo me è vincente, ossia se io ho dei dubbi non lo metto, no, l'istituto dice no, se io ho dei dubbi lo metto, però te lo faccio presente, in maniera che tu poi potrai con tranquillità andare a, tranquillità fino a un certo punto chiaramente, se no vado a smentire quello che ho detto poc'anzi. Però potrai andare a rettificarmi il dato oppure ad asseverarmelo. Va bene. Scusa se. Dimmi tutto. Qui non esistono enti di ricerca, perché se lo sono scordati o perché andremo nel 2020? No, gli enti locali hanno enti di ricerca. Allora, gli enti di ricerca, lasci perdere la dizione. Bisogna andare a vedere. Poi pensavo enti locali, non andava ai comuni, ai comuni, poi a soldi, agli statali, tutti gli enti
rientrano nell'ex CIP esatto. Va bene, dopodiché fatto questo, perché si inizia con gli enti locali? Intanto perché sono di più e soprattutto perché, avendo iniziato prima, se vi ricordate le famose campagne del quale vi parlavo, le prime comunicazioni del 2006, il Sonar del 98, più o meno di loro hanno le posizioni, non dico chiare e precise, però insomma c'è un'approssimazione abbastanza elevata. Dopodiché si passa allo Stato. Stato, e su Stato va, io mi sento di dirlo anche se teoricamente no, ma torno al discorso che mi fece all'inizio, io non so il vostro nucleo familiare come è composto. Allora, qui ci saranno anche membri della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Forestale. Non lo so, ditemi voi. Ok, comunque se avete chiaro il quadro che, che avete visto poc'anzi, no, credo che sicuramente computer 1 automatico, per la vita più importante, immagino che sia quello. Va bene. Allora, dicevamo, nello Stato ad esempio ci sono le armi, il corpo forestale, i vigili del fuoco. Allora, qual è però l'aspetto importante che voglio segnalare ulteriormente? Sul computer si vedono? Sì, sul computer si vedono, però non si vede meglio. È che nel momento in cui l'istituto previdenziale ha previsto quel calendario, ma nel momento in cui si parte anche con la prima posizione, mi metto qua così mi faccio vedere. Aspettiamo un attimo, come si dice, spero della diretta, Se voi avete glielo dico sempre quando per memorizzare o no. Vabbè, posso andare avanti intanto? Dicevo che quell'elenco e quei numeri sono e riguardano enti locali, Stato, scuola, la scuola la metteranno per ultimo, però nel momento, dicevo, in cui il primo estratto noi lo andiamo a rettificare a partire da ottobre, se mi arriva una persona che è un dipendente della Polizia di Stato, ancorché nell'invio ufficiale loro sono stati messi a partire dal tardo 2015, io lo potrò fare tranquillamente, quindi non è che devo aspettare necessariamente quella. E significa che quando arriverà quella benedetta lettera, esatto. Allora, a chi non arriverà? Non arriverà a coloro i quali hanno presentato domanda di concessione, o comunque a quelli che si presume siano ormai proprio a tanto così dal trattamento pensionistico. Chiedo scusa, almeno lo facciamo lavorare in tranquillità. Noi
non abbiamo toccato niente. Comunque arriveranno, sicuro. Sì, 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 sì. Arriveranno le lettere. Ecco, però rispetto al passato, come si credeva... L'acronimo RVPA... RVPA sta per rettifica, verifica, potenziale assicurativa. Bene, allora, mentre il collega lavora, allora vediamo un po', io cercherò di seguire un leader. Quando dice prossimo parliamo di mesi, e soprattutto non diciamo uno o due anni, no. Dopodiché comunque sarà l'istituto evidenziale a dare proprio in possibilità delle indicazioni più certe. E allora, detto questo, noi come patronato, poi mi interrogo, voi credevate, poi mi interrogo. Ma non l'ha vista questa vostra sigla, ce l'avete pensato. Guardate questa, per continuare questa slide. In chat cosa devo aggiungere? Allora, nell'estratto che andrete o andremo a estrapolare per vostro conto, dovrebbero risultare tutti i periodi. Però le domande già presentate di congiunzione non ancora definite, quindi voi andate a vedere in basso sull'estratto, ci sarà questa sezione, è presente istanza di congiunzione, scatto computo al sistema. Quindi quello significa che l'istituto sa che è stata presentata, però ancora non l'ha lavorata. E come dicevo, se tanto mi dà tanto, io direi che non è il caso di soffermare, di dormire sonni tranquilli. Andiamo comunque a sollecitarla, anche e soprattutto con lettere scritte, dopodiché vediamo, e questo deve essere fatto in continuazione, perché altrimenti viene presa dal legislatore come inerzia della persona e fatta decadere. Ecco, ribadisco, cambiare e far decadere una domanda proposta ante novembre 2007, ovvero proposta anche a novembre del 2007 e riproposta poi nel 2014, questi sono soldi che usciranno necessariamente dalle vostre tasche. Bisogna poi rivedere, e lo sottolineo nuovamente con forza, se conviene o meno fare pagare l'onere. Oddio, noi potremmo anche ipotizzarlo un onere di congiunzione, di riscatto, però dobbiamo avere gli elementi per farlo, anche perché lo facciamo sulla base di programmi dell'istituto previdenziale. Siamo dotati, quindi poi abbiamo anche i nostri, a volte ci serve per fare le verifiche fra quello che verrebbe come ex Impedap e quello che è venuto a noi. E ci siamo accorti che, siccome ha detto che noi abbiamo un nostro consulente che è un funzionario dell'Impedap, il consulente stesso si è accorto che era il loro programma che sbagliava i calcoli. Succede, perché i programmi sono fatti da persone e quindi, ecco, poi torno a un concetto che dicevo all'inizio ai miei colleghi, ma chi ti ha detto che Vince c'ha ragione? Andate a verificare prima il perché. Sapeste quante ne abbiamo verificate di situazioni dove non avevamo sbagliato noi. Poi giustamente il lavoratore arriva, ma è arrivato questo, hai sbagliato. Vediamo che cerchiamo di dire. Va bene. Se... Ma nel tuo posto non hanno sbagliato. Ce l'hai in tribunale, dice bene. Beh, oddio, non sempre così, vabbè, io glielo dico per esperienza. Beh, io siccome l'ho trattato un po' di più, ci dico che si va in tribunale,
ma altre volte invece dico no, veramente abbiamo sbagliato, e quindi ci rimettono il tutto e va bene. Allora, questo che vedete è una semplice slide nel quale vengono riportati, questo è un dato ufficiale dell'INPS, quella che è la certificazione. Io non mi soffermo su questo, è solamente per farvelo vedere. Se manca un periodo, necessariamente ci sarà bisogno di uno stato di servizio. Se, e quindi tutto questo, vedete, busta paga, il modello CUD e quant'altro, poi lo vedremo volta per volta man mano che il caso o i casi si proporranno. Questo qui farà parte di un lavoro che noi già abbiamo, che ho fatto anni fa e puntualmente poi vado ad implementare, perché passano le norme, passano gli anni, ma non passava questo, e allora mi trovavo costretto volta per volta ad implementarlo, e noi questo vorremmo darlo, l'abbiamo fatto per i nostri, ma anche e soprattutto per con i nostri colleghi delle categorie che hanno siglato con noi un contratto di collaborazione gratuito. Però in questa maniera c'è un legame. Perché non vogliamo darlo in generale a tutti? È perché noi non sappiamo materialmente chi c'è dietro una persona. Perché una persona potrebbe andare a chiedere successo, che pur essendo della WIL è andato a portare pratiche in un altro patronato. Lasciamo perdere perché e per come. Allora, questi sono diciamo, aspetti e file, documenti della WIL, non è WIL, e quindi la WIL si deve tutelare. Allora, verranno rilasciate proprio delle guide di 40-50 pagine, se poi sarà mancata l'impostazione, adesso vedremo, e noi lo daremo a coloro i quali hanno sottoscritto un contratto di collaborazione, in maniera tale che adesso utilizzo Marco come esempio, se non è Marco sarà un'altra persona, ma lui avrà tutto e quindi saprà materialmente per ogni sciocchezza che può non esserci all'interno dell'estratto, lui saprà che cosa chiedervi, in maniera tale che non dovete muovervi, lo fate direttamente al vostro interno e poi sarà il collaboratore della categoria, Brian, non il nostro collaboratore ma il membro della categoria, a venire nei nostri uffici. Mi sembra la cosa migliore per dare un servizio a 360 gradi. Bene, fatto questo, ecco questo ad esempio, invece sono la seconda parte, se manca il procedimento di riscatto, è chiaro che dobbiamo prendere una determina. La signora, lei ha già avuto la sua ricognizione all'interno dell'estratto, ma non l'avesse avuto, gli avremmo dovuto chiedere necessariamente la determina. Ecco, perché? Perché sulla base di quello... Naturalmente mi è successa una cosa curiosa, io ho scritto la mia data di nascita che non è Roma. Mi chiamano direttamente alla CPDL e mi dice, signore, lei ha sbagliato a non entrare a noi, la deve mandare a Livorno. Ho detto, guardi, io a Livorno sono nata, ma ho vissuto a Roma, ho lavorato a Roma e... No, guardi, mi hanno chiamato da Livorno dicendo, è arrivata a noi in maniera sbagliata, guardi, io l'ho mandato a Diozano Filici. Quindi queste cose le ho risolte telefonicamente. Devo dire, sono arrivata a compimento perché poi merco. Quelli di Livorno che sono un po' più svegli, scusate, non c'è. A questo proposito, signor Barbo, guarda quelli che stavano a Roma erano di Livorno. Questa è bella. Signor Barbo, dell'esempio che ha fatto la vostra collega, perché per la presentazione delle istanze. Allora, questo è un aspetto che in genere curiamo noi, però può essere sempre utile saperlo. Deve essere mandata all'istituto, alla sede dell'istituto previdenziale è riferito al datore di lavoro. Quindi se ad esempio la signora è di Livorno e abita a Livorno, d'accordo? Lavora qui. Ma lavora qui a Roma, la pratica deve essere mandata all'istituto previdenziale INPS ex INPDAP di Roma.
perché una volta definito il trattamento poi sarà mandata a Livorno e riconosce la reincarico. Ecco, ma questa è una cosa che a voi non riguarda, se non nel momento in cui voi fate delle istanze per conto vostro. Ci siamo tranquillamente noi. Allora, quella che vedete, e poi passiamo alle penalizzazioni, perché immagino che sia decisamente importante, è l'accordo che stiamo siglando con la Villeroua nazionale, quindi con Alberto. E è stato previsto un giorno di presenza, contatto di postazione telefonica, e è stata già creata una mail. Guardate questa mail. È una posta elettronica certificata, di conseguenza tutto quello che arriva è certificato, e anche quello che mandiamo via noi lo mandiamo via tutto tramite Berke. E su questo posso dire che siamo stati il primo patronato a dotarci di Berke. Infatti non abbiamo mai avuto problemi nell'inviare istanze, perché siamo arrivati a corso prima degli enti previdenziali. Va bene, allora, su questo adesso andiamo a vedere invece le penalizzazioni. Dunque, andare in pensione è la cosa che aspettiamo tutti, più o meno, però dalla riforma Monti-Fornero, che poi è stata precisata con il milleproroghe e la legge 14 del 2012, è intervenuto, ancorché fino al 31 dicembre del 2017, una particolarità. Mentre la norma Fornero diceva si penalizzano tutti coloro i quali non arrivano, parliamo di pensione di anticipata ex anzianità, che non arrivano ai 62 anni, indipendentemente da quella che è la contribuzione, arriva questa legge, la legge 14, che stabilisce, diciamo, mette un correttivo, applica un correttivo. Fino al 31 luglio 2017, coloro i quali vanno in pensione per prestazione effettiva di lavoro, materialmente il lavoro di uno svolge, l'infortunio è un aspetto tutelato. Perché? Perché l'infortunio non è che io mi do una martellata sul dito e mentre sto in cucina, quello non è un infortunio, è un altro tipo di infortunio. Malattia, quindi vedete, aspetti ben specifici e tutelati. Cassa integrazione guadagno ordinaria, che non riguarda voi, questo è un settore è privato. Astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di EVA. Punto. Sono, al momento erano, le cinque tipologie di contribuzione che fino al 31/12/2017 non daranno luogo alla penalizzazione. Vediamo poi di entrare dentro che cosa significa penalizzare. Allora, va bene, andiamo a vedere la successiva. Ci sono state poi delle ulteriori norme che hanno implementato quelle cinque voci. E allora, donazione di sangue, vediamo componenti, anche qui però vedete stiamo parlando di aspetti specifici. Congedi parentali, maternità e paternità. In più, la legge di stabilità per quest'anno, quindi la 147, cosa ha previsto? Anche i famosi congedi e permessi concessi ai sensi della legge 104. Va bene? E quindi, quali sono? Esattamente questi. I 3 giorni di permesso mensili fruiti dai lavoratori, dall'autore disabile, oppure dal familiare per accudire il lavoratore, oppure i famosi congedi parentali fruiti entro però l'ottavo anno di vita del bambino. Quindi non rientrano quei 2 anni per la 104 di aspettativa, cioè che possono essere presi? Però congedo straordinario, esatto.
ci stanno comunque. Ah, perché lì dice si è tre giorni di permesso. Concessi ai sensi dell'articolo 33. Ah, ok, genere, sì. Ecco. No, lui diceva sì. Allora, adesso però, no, questa no, adesso dobbiamo soffermarci. Allora, io ho messo solo e soltanto queste due slide perché ho cercato di fare, anche sulla base del tempo a disposizione, di fare una cosa molto molto stringata, ma qui ci sarebbe e c'è da parlare. Allora, gli scioperi? Gli scioperi rientrano fra i periodi penalizzanti. Esattamente. Ci sono, io dico di scioperi perché siamo in ambiente sindacale, ma tutti i periodi che non rientrano fra quelli che voi avete visto nelle due slide sono penalizzanti. Che cosa significa? Adesso cerchiamo di stringere. Allora, intanto premettiamo una cosa, che per penalizzazione io ho detto 31/12/2017, ma dall'1/1/2018 cosa succede? Succede che anche questi vanno ad incidere sulla penalizzazione per coloro i quali. Mi sembra bello il gesto, no, eh? No, e noi siamo qua perché la perché saremo già fuori. La signora vedremo di non invitarla più perché non è allora a parte gli spese anche per insomma la materia comunque. Però rispetto a quelli che saranno troppo. Allora dicevo che dall'1/1/2018 anche questi sono comunque soggetti contributi che incidono sulla penalizzazione, beh, tutti i contributi. Ma allora quando è che non si applica la penalizzazione? Nel momento in cui, a norma attualmente vigente, noi andremo in pensione anticipata, tra parentesi, ex anzianità, chiusa parentesi, con i nostri 62 anni. Perché quello è l'elemento determinante, questo dall'1/1/2018 che è chiaro, scusa se faccio un esempio, allora, io prendo questi permessi scusate, io ho preso questi permessi qui, no? Oppure ho fatto lo show tutti e vado in pensione prima di 62 anni, questi mi incidono e si dice ho fatto 10 giorni di 104, devo fare 10 giorni in più, no? Esattamente. Se io vado via a 64 anni, posso aver fatto 100 giorni di sciopero, non ma fino al 2017. Quindi questo riguarda solo coloro i quali accedono a pensione, quindi la penalizzazione del 1%, 1, 2, esatto, poi 4, 6, 8, quindi nell'esempio specifico che io nel 2018 dovrei andare in pensione sono penalizzato, cioè rientro proprio dal 1° di gennaio. A meno che quanti anni ha signora nel 2018? Nel 2017 io ne faccio 60 e 40, okay. Quindi non mi è consentito. Non può. Quindi io dovrei teoricamente, almeno avendo fatto quel calcolo del sito, quindi accedere nel 2018 con 2018. Con età anagrafica quanto? Di 60, 61, no, non 62. Allora la signora in pratica, sto facendo il conto dell'osso, avrà un 1,5% di penalizzazione. Un'altra cosa che forse non è stata considerata, chiaramente vi voglio vedere tutte con le dita incrociate, però la penalizzazione opera vita naturale durante e soprattutto andrà ad operare anche su eventuali pensioni di reversibilità. È assodato. Quindi vi dico che appunto io incrociamo le dita, però dovesse succedere anche il trattamento pensionistico di reversibilità subirà l'1, l'1,5, il 2, il 2 qualche cosa, il 4, eccetera, per cento di penalizzazione. Ma non è naturale che comunque anche quelle di reversibilità siano
diciamo, penalizzare, perché d'altra parte se uno già è stato penalizzato all'inizio è chiaro che io deve essere normale, cioè, non guardi, no, oppure c'è un ulteriore. No, quello è normale, solo che non è normale che tu fai un'azione sintonizzata, se c'è la 100 quindi bisogna fare, l'intervento, però allora il collega diceva, il collega diceva, sì, bisognerà far sì che le norme siano in vigore, però anche su questo c'è stata una nota del Dipartimento di Funzione Pubblica del fine 2013, io non mi ricordo bene, con la quale ha stabilito la Polizia Pubblica che questo è tombale, quindi oltre questo non si andrà. E poi ha dato la proroga fino a dicembre del 2017. Fino a dicembre del 2017. Perché prima inserendo anche questo. Prima era sotto entrare in vigore, sì. Ha dato questo slittamento, quindi. Sì, sì, no, però io voglio fare di ragionare su un altro aspetto, che ulteriori periodi, ad esempio. Perché quando ci stanno i ceti civili? I ceti civili, se permettete, è una categoria che andrebbe, esatto, o coloro i quali sono portatori di handicap gravi, perché non metterli all'interno? Anche perché l'handicap grave, e io fra questo metto anche la cecità chiaramente, ma la cecità perché mi è venuta in... è stato talmente lampante quando ho visto questo, dico, e i ceti? Allora, sarebbe stato semplice, perché nessuno va a utilizzare questi benefici se non ha un qualche cosa in mano, no? Ci sono dei riconoscimenti da parte delle ASE e quant'altro. Bene, loro sono stati fatti fuori da questo. Purtroppo ad oggi non c'è niente da fare. Poi questo non significa che un domani cambia il governo, migliora la situazione, io questo non posso, ve lo sto dicendo così, però ad oggi questa è la realtà, quindi noi dobbiamo considerare il 31/12/2017 come possibilità di scansare in area penalizzazione avendo questa, nel nostro corredo contributivo, anche questa contribuzione. Dall'1/1/2018, indipendentemente da quello che abbiamo, se noi non abbiamo i 62 anni, la penalizzazione incide con degli effetti eventualmente a caduta del quale vi accennavo poc'anzi. Prego. Scusate se no non sento la corretta. Hai ragione. Allora. Signora, guardi, io credo che lui sia più titolato di me, perché io diciamo, sono del patronato, quindi non mi occupo dell'aspetto contrattuale, però quello che l'ho detto in realtà viene anche a lei. Lei ad esempio ha una... Ecco. Io ho tutti gli effetti, già potrei stare in pensione. Quindi non ho capito perché devo perdere quei diritti già acquisiti. Purtroppo... Questi sono acquisiti. Sì, sono diritti acquisiti. Tant'è che lei potrà far valere, credo che gliel'abbiano detto, per ogni anno di percezione della sua, purtroppo, menomazione dal 75% in poi, del 74%, ha un due mesi ogni anno. Allora, questa qui è. Signora sa cos'è, guardi, io non voglio. Io non voglio proteggere nessuno, ma siccome sono talmente tante le cose, se lei è l'ho vista presente dall'inizio, da quando ancora ha presentato lei, dico dall'inizio di questa mattina. Beh.
se lei forse non gli sarà sfuggito che, scusate la posizione, ma non gli sarà sfuggito che ho detto che io per primo, rispetto alla alle norme che erano vigenti ante 93, quindi ante riforma Amato, quando ci fecero quel famoso subzio dai conti correnti, vi ricordate? È quello, qual è la norma? Hanno cominciato dal 92. Allora, il decreto del 31/12/92, che dalla mattina, dalla sera alla mattina, cioè, da sai che se ne parlava già nei mesi scorsi, va bene. Allora, dicevo, signora, forse le sarà sfuggito che ho detto, parlando di me stesso, che rispetto al passato, mentre prima le pensioni o comunque le norme erano quelle, e non dico con la carta carbone, anche se ormai non si utilizza più, però non era così difficile il nostro lavoro. Adesso è quasi impossibile e basta uno schiocco di dita per far sì che si crei un errore. Allora io per primo dico, sì, allora il quadro dovrebbe essere questo, però facciamo un'immediata documentazione e me la vado a verificare e ad analizzare. Perché, e quindi questo sta ad indicare che anche i sindacalisti, ma questo non è il lavoro loro. Quanto ho fatto il numero di Prodi, c'è 104, adesso non ci sto pensando. Quando sono stata male, non la dovrò recuperare. Se ho diritto a due mesi l'anno, giusto? Due mesi, infatti, quello che erano che lei non sapeva. Diceva anche lei, con quale diritto noi paghiamo le tessere annuali dei sindacati? No. Io sono andata al patronato, aspetti. Sono andata molto volte al patronato e tutte le mie cose le ha fatte al patronato. Io che c'entra... Scusa, ma mi sembrate giusto, no? Ma scusa, ma se tu c'è un problema pensionistico, no? Ma se ho un problema di... Ma non è che il sindacato ti viene a cercare e dice la mattina che c'è bisogno oggi? No, no, il sindacato sta qui. No, abbiamo messo anche... Molte volte i sindacati vedono bene i miei. Ho capito. Mi sembra che non si... Hai fatto bene a cancellarti dal sindacato perché non ti dà... No, ma allora, questo è un problema del sindacato. Allora, un conto sono le questioni sindacali, no? E noi abbiamo cercato di fare. Tant'è che la UIL, tutti i giovedì c'è un esperto sulle pensioni che è a disposizione non solo degli iscritti, di tutti. Questo qui è tutti i giovedì. Poi, no, ci sono le questioni, queste sono questioni previdenziali. Tu c'è un ente che c'è un ufficio previdenziale, vai lì e ti fa dare tutte quelle cose che ti servono come ufficio. Il sindacato è di supporto attraverso il patronato e adesso lo stiamo facendo portando il patronato qua dentro. Quindi, poi, sulle... No, ma non è che ti offendi. Perché io sono le categorie più deboli, specialmente in queste qui. Non l'abbiamo fatto mai, non lo facciamo differenza tra iscritto o non iscritto, anzi, questi sono quelli più tutelati e cerchiamo di aiutarli su tutto. Ma non è il tuo caso, non lo so perché. Ma che sai perché? Cioè, questa è una cosa, altra cosa è invece, se il sindacato non fa assumere il figlio, il cognato, il marito, quelle sono altre questioni. No, allora, dividiamo le cose. Il sindacato con tutte le questioni sindacali interviene e è sempre presente. Noi lo stiamo facendo in modo più possibile. Adesso stiamo cercando anche col discorso del patronato. L'abbiamo fatto col CAF e portandolo qua dentro. Quindi stiamo cercando di dare il più possibile servizi prioritariamente agli iscritti. E poi, situazioni dove ci sono, situazioni di invalidi, cecità, quindi lì non c'è problema di destra se non serve. Queste questioni qui dei due mesi, tutto, adesso c'è, noi c'era giovedì, ci andava mai tu il giovedì alla vetta della Willa a sentire, a chiedere informazioni? Però non ha la vetta della Willa? Non è che non
No, che faccio? Noi abbiamo venduto meno il prodotto, probabilmente anche per colpa nostra, non sto mettendo colpe o dando colpe e attribuendo colpe a nessuno, però adesso ci siamo, ci state conoscendo, ho riportato nuovamente questa, questa slide, perché questo è il servizio che ci stiamo apprestando a fare anche con la Villa Rua. Adesso perché io la conosco a voi l'università di ricerca. Sì, grazie. Mentre io sto parlando, nella stanza dedicata ai consulenti c'è un rappresentante della Villa FPL. Il martedì, mercoledì e giovedì ha iniziato con un giorno e mezzo, adesso sono diventati 3 giorni con la mia scuola e stiamo appunto, mi ripeto nuovamente, però credo che sia giusto per rimarcare un, secondo me un concetto importante, che anche la WIP penitenziari ormai ha capito la necessità, anche perché scusate, per mancare questo periodo dei penitenziari, sì, ma hai visto mai, almeno le arance ce le portano in qualche maniera, no, ma soprattutto voglio focalizzare un po' l'attenzione, parliamo di sindacato, ma nel momento in cui il sindacato purtroppo, non per le deficienze del sindacato stesso, non riesce a chiudere i contratti perché la contrattazione è bloccata e l'aspetto economico sarà bloccato fino al 31 di 2017, dal 2009 saranno passati 8 anni, speriamo che fino a qui nel 2014, la parte normativa, non la parte economica, no, adesso no. È bloccato normativa economica fino a oggi. No, aspetta, la legge 147 ha stabilito la rivisitazione della parte normativa, ma non quella economica. Allora, Renzi l'ha detto l'altro giorno, recentemente, della parte economica. No, cioè, allora, la legge oggi che è in vigore è che ha sospeso e ha bloccato, anzi ha prorogato il blocco dei contratti, no? Economiche e normative, anzi normativo anche potrebbe essere anche già preso, ma comunque la parte economica è bloccata fino al 31 dicembre 2014, tant'è che noi dal gennaio 2015, no, se non c'è un ulteriore provvedimento normativo di legge, possiamo riavere la contrattazione e sbloccare, perché noi ci abbiamo sbloccato sia la contrattazione che la progressione economica, perché se uno fa passaggio di livello, no, è solo giuridico, quindi da gennaio 2015 dovremmo andare in più.
e ci servirà molto il patronato, perché noi abbiamo intenzione, una volta che riprende la parte, che si riattiva la parte economica, di fare delle vertenze per dire, sicuramente sulla liquidazione no, ma sulla pensione, se uno, un dipendente, ha maturato un livello dal 2011, da quando c'è il blocco, al 2014, o ha maturato una fascia di ricercatori e l'ha maturata solo giuridicamente, ora che c'è lo sblocco del trattamento economico, sulla pensione noi sosterremo che mi devi ricalcolare la pensione anche con questo beneficio. E ci agganciamo al discorso degli aumenti contrattuali, perché quando c'è un aumento contrattuale, normalmente gli aumenti contrattuali sono scaglionati, a gennaio devi la prima tranche, a luglio la seconda, a dicembre no? Arrivi a fine contratto, dopo 3 anni devi prendere il 100% dell'aumento. E ai fini lì sul contratto è previsto, ai fini della liquidazione no, te ne vai con quello che hai maturato quando eri in servizio, ma ai fini della pensione, tu l'ultimo beneficio del 100%, quando viene maturato, anche se sei in pensione, ha effetti. E quindi questo principio noi cercheremo di, non sarà facile, di dire tutto quello maturato nel periodo di blocco, portamelo a. Quindi noi, la presenza da sentire a Quaterno, che è un pallino mio di 3-4 anni fa, io con Gianluca del Cap, ci avevo detto parecchie volte, perché noi vorremmo che questo servizio, e dovrà essere, sarà anche quello di dire, io devo presentare la domanda di pensione, la faccio qua dentro, la faccio al patronato, che è la cosa, no? Non l'hai presi, se sono fatte a CDS non li hai presi, perché c'era un blocco, come lo sblocchi questa vertenza, che a me fa comodo, però... Sulla pensione come... No, se il calcolo è retributivo, è sull'effettivo che hai preso, se non li hai... presi perché la legge ce li ha bloccati, non è che ti dà gli arretrati dopo, certo, che li blocca. Allora, tu siccome tu l'aumento contrattuale non l'hai preso perché ti scatta a dicembre e sei andata via a giugno, perché ti devo pagare l'aumento e ancora è sullo stesso principio, no? Che lo stai facendo oggi, sul rinnovo dei contratti, cercheremo di fare, però è una battaglia che vogliamo fare. Penso a un ricercatore che sta in sesta fascia, no? Ha maturato la settima fascia, che sono 700 euro al mese di differenza, in questo periodo, no? In questo periodo, figurate, no? Che danni c'è sulla pensione? Allora, fermo restando che sull'aspetto contrattuale poi c'è chi, come lui, ne sa sicuramente più di me. No, io volevo solamente precisarti, meglio che per quello che ho visto io, mi pare, non mi ricordo più del comma, 500 e qualcosa, 400 euro. Però avessero sbloccato la parte normativa, ma ancora bloccata quella economica. Poi non so quelle che sono state evoluzioni perché io non le seguo, se non ecco perché leggo la norma, non assolutamente, quindi ci siete voi e voi ne sapete sicuramente più di me. Va bene. Allora, sono il mezzogiorno e 25, quindi ancora per qualche minuto, se voi siete d'accordo, continuiamo quantomeno a vedere quelli che sono gli aspetti dal 2010 in poi, perché vedete, io ho messo non a caso modifiche portate sempre dal 2010 ad oggi, perché ancora con la famosa legge 122, anche in questo caso, una norma emanata dall'ultimo governo Berlusconi, se non ricordo male, e questa vive tuttora e vedremo adesso in che maniera. Allora, che cosa aveva apportato, le modifiche apportato dalla legge 122? Intanto l'articolo 1 della legge 29. Che cosa? Articolo 1 della legge 29 significa la ricongiunzione da INPDAP, da ex INPDAP verso INPS. Fino e viceversa è l'articolo 2. Posso spiegare? Certamente. Allora, l'articolo 1 trasferiva, a domanda chiaramente, anche qui ci deve fare una precisazione, comunque, trasferiva la contribuzione
dall'ex impetat, quindi dal pubblico, verso INPS, e veniva fatta in maniera gratuita e non era onerosa. Però questo aspetto quando è che veniva effettuato? Soprattutto quando il lavoratore o la lavoratrice non maturava il diritto a pensione. Arriviamo con la legge 122 che si dice no, da questo momento in poi, guardate un po' questa data, 1/7/2010, la legge 122 è entrata in vigore, parlo di legge, non di decreto, dal 31 luglio del 2010, però questi effetti li hanno fatti retroagire di un mese. Quindi, ancorché non fosse stata comunque emanata la norma, ma l'onerosità già dal primo luglio era già operante. E nel frattempo l'abrogazione della legge 322. Qual era la legge 322? Era quella norma che prevedeva il trasferimento gratuito, quindi si capisce perché, sempre da Impera verso INPS, per coloro i quali, cessando l'attività lavorativa, non avevano maturato il diritto a pensione presso Impera. Allora, in questo caso vigeva la legge 322. Mettendo l'onerosità qui, era chiaro che dovevano necessariamente togliere questo, perché altrimenti avrebbero detto, vabbè, a me non mi interessa, io faccio la legge 322, tanto non cambiano gli effetti. Bene, su questo c'era un altro problema, ossia, sì, ma se tu mi togli la legge 322 perché non ho maturato il diritto a pensione, maturare il diritto a pensione al pubblico impiego significava comunque di avere l'anzianità contributiva, ma di non poter accedere a pensione perché mi mancava un anno, perché questo motivo, per quest'altro, insomma. Io praticamente dovevo rimanere appeso per X tempo, ancorché il mio o la mia anzianità contributiva fosse stata maturata. E non c'era però il differimento di pensione nell'INPDAP. Cosa intendiamo per differimento? Nell'INPS avviene questo. Se io maturo il diritto ora, quindi il mio diritto a pensione di vecchiaia, ovvero di anticipata, e non ci posso andare per X motivi, INPS dice ok, tu non hai maturato tutti i requisiti, di conseguenza andrai in pensione nel momento in cui, avendo un'anzianità contributiva, maturi anche l'età per accederla, e quindi avrebbe tenuto in congelatore da una parte la posizione in attesa. Nel pubblico impiego invece questo non avveniva. Se tu cessavi e non avevi il diritto a anzianità contributiva età per accederti, la contribuzione veniva automaticamente trasferita a INPS. E allora la cosa che è sorta, e qui sono stati bravi anche i dirigenti dell'INPDAP, dice sì, ma scusami, allora, tu governo, mi obbligo, tu legislatore, a pagare un trasferimento di posizione quando prima era gratuito, mi togli la gratuità della legge 322, e se io non ce l'ho i soldi che faccio? Perché questo comunque si è verificato, che a prescindere che determinate cose poi sono state modificate nel breve o nel medio tempo, nel medio periodo, però è successo che tuttora ci sono delle posizioni cosiddette silenti, ossia la persona non avendo la possibilità di trasferire la contribuzione, perché comunque l'onere anche in questo caso è elevato. Alcuni sono anche gratuite, però ci sono tanti passaggi e tanti aspetti che vanno a incidere sull'onerosità o meno. Ma se prima tutto gratuito, adesso arrivano come? E arrivano anche qui certe batoste che non vi immaginate. E allora la persona dice, ma io posso andare a pagare X migliaia di euro, decine di migliaia di euro, quando alla fine ci metto in tavola? E allora, dicevo, bravi dirigenti dell'INPDAP,
hanno parlato con il governo, hanno fatto capire la problematica e anche in Impetamp è stato inserito il differimento della ricorrenza del diritto a pensione. Quindi da questa data, se io cesso la mia attività e non posso accedere subito a pensione, comunque non vale più l'obbligatorietà del trasferimento della posizione, lo posso fare se lo voglio io. A questo punto, per farlo, devo capire quanto mi viene dall'INPS, quanto mi viene la ricongiunzione, quanto prenderei invece dall'Impetamp, dall'ex Impetamp. Queste sono tutte valutazioni che tutto il patronato fare. Ok. Allora dicevo, quindi da questa data, se io ci sto ora, potrò andare anche fra un anno, fra due anni in pensione, e sempre Impetamp me la darà. Prego. Il fatto che hanno unificato IPS e IPSAP, questi trasferimenti devono essere comunque... Bravo, mi dai una possibilità, io lo do per assodato, invece non è assodato. Allora, vi dicevo prima, stamattina quando abbiamo iniziato, dell'INPS come ente unico, però vi dicevo anche che i due ex enti fra loro non colloquiano. Soprattutto perché non è che è stata abrogata la normativa del pubblico impiego, la normativa c'è ed è differente rispetto a quella del privato, ancorché la legge 335, la famosa legge Dini, aveva messo all'articolo 2 l'armonizzazione come principio, ma questa armonizzazione è un percorso che è iniziato, ma di là da venire. Bene, dopodiché. E quindi aspetta, ti dicevo, no, poi parlo. E quindi significa che cosa? Che se io devo trasferire una domanda, non è che la trasferisco da INPS a INPS, io la sto trasferendo dalla INPS gestione ex dipendenti pubblici a INPS fondo pensione lavoratori dipendenti, è quello più importante. Bene, e questo è un passaggio oneroso, quindi l'istituto è uno, ma in realtà ci sono le anime che vivono all'interno e ci sono delle porte, delle barriere, io probabilmente non le vedrò finire, e ho già 55 anni, quindi potete immaginare come la penso io. Va bene, poi nuove tabelle di calcolo per ricongiunzione dell'articolo 2, quindi vedete come gli oneri si stanno moltiplicando, e questi qua sono gli aspetti che noi dobbiamo andare a vedere. Però torno su qualche cosa che vi dicevo prima, dateci la possibilità di vederli, perché altrimenti non abbiamo materialmente il tempo, e qui per le richieste per le accettazioni sono 90 giorni, quindi non abbiamo tutto questo tempo. Bene, e poi adeguamento dei requisiti pensionistici c'era sempre tenere di trovare. Allora, diceva la signora, l'articolo 2 è il contrario dell'articolo 1. Mentre con l'articolo 1 io trasferisco da Impetamp a INPS, con l'articolo 2 io trasferisco da INPS ad Impetamp, e l'Indian è sempre stato oneroso. Però anche lì vale lo stesso concetto, che siccome sono cambiati i coefficienti e sono stati riparametrati, inevitabilmente se io ho un servizio da trasferire, un periodo di contribuzione da trasferire, devo farmi i miei punti in mano. Io sinceramente, cioè mi è arrivato e ho oltre zero. Bene. Grazie a te. Infatti alcune... 20 anni, Alcune realtà sono così. Allora, sull'assenso. Bisogna vedere in che anno l'hai fatto, vero? Pure che c'è una domanda. Nell'87, ok. E da ritardo dopo pagavo 100.000 lire. Perché erano vecchi. Dicevo prima, un po' di tempo fa, all'interno della mattinata, che è importante
cristallizzare il momento del punteggio. Prima si fa, meglio è. E questa è una lezione che sbaglia tuttora. Lei giustamente l'ha fatto in maniera molto ed è giusto. Ed è un qualche cosa che in realtà dovrebbe essere ancora valido. In realtà però adesso abbiamo dei dubbietti. Fermo restando che la domanda si può presentare tranquillamente, poi lì però c'entra anche un discorso, ma io la seconda domanda posso farla passati 10 anni dalla prima. E in 10 anni quanta acqua passa sotto i ponti? Quanta retribuzione? Questo io non ho, almeno questo è l'aspetto positivo. No, aspetta, questo è 10 anni, cioè se io faccio, anni. La domanda non è vincolante, non è, no? Quindi il consiglio uno come viene appena assunto, se c'ha periodo del privato, posso no, vabbè, e qui il problema. Questo è un discorso valido che non è stato messo, finché non è stato messo nell'entrare in vigore la totalizzazione, finché non è entrato in vigore il discorso del cumulo previsto dalla legge 228. Perché mentre prima o tu andavi con il pubblico o andavi con il privato, adesso invece che cosa ti dicono? Dice, non puoi fare le congiunzioni, lo puoi fare. Io ti faccio dialogare, però attenzione, puoi totalizzare i periodi. Cosa significa? Che tu non fai una domanda di pensione, non fai una domanda di congiunzione, però io ti considero che ogni ente si liquida il proprio. Ok? Quindi INPS quanto c'ha? C'ha 20 anni? Ti liquida il suo importo sui 20 anni con le norme vigenti in INPS. INPDAP quanto c'ha? C'ha 20 anni? Ti liquida i 20 anni con le regole INPDAP. Ma se tu c'hai 20 di qua e 5 di qua e vai in vecchiaia, che succede? Succede che qui te lo liquido comunque con l'anzianità che hai maturato e con il calcolo spettante, che può essere un retributivo, un misto o un contributivo. Qui con i miei 5 anni mi vado a, mi vedrò calcolato la mia parte di pensione in totalizzazione con il sistema contributivo, che il sistema contributivo che è entrato in vigore dal 96 è però meno performante. Quindi gli assegni, gli importi di pensione sono decisamente deficitari rispetto a quelli calcolati con il retributivo. E qui viene anche una cosa, mi viene una cosa in mente. Noi abbiamo parlato di ricongiunzione, abbiamo parlato di riscatti, stiamo parlando di trattamenti pensionistici, stiamo dicendo è caso di totalizzare, è caso di ricongiungere, stiamo parlando di calcoli di pensione. Allora, secondo voi un periodo che mi si colloca anche una maternità? Io mi vado a riscattare un periodo di maternità, oppure ho iniziato, che ne so, il primo dicembre del 1995. Mi conviene ricongiungere quel periodo? Questa è una delle domande che ormai sono diventate abbastanza semplici per noi. Teoricamente sì, perché? Perché ci vorrebbe la lavagna, però vabbè, è la stessa cosa. Vediamo un po' i rendimenti. INPS per ogni anno attribuisce il 2%. Lo Stato, amministrazioni statali, per ogni anno attribuisce l'1,80%, ancorché il 1992 stabilisca che comunque si parte con i 15 anni che dà diritto al 35%, quindi al 35% in poi c'è un 1,8 in più per ogni anno, fino ad arrivare a quella che era l'ansia massima per i 40 anni. Negli enti locali, chiedo scusa, quindi il caso vostro, se io mi trovo con un anno da riscattare, un riscatto laurea, intanto il riscatto a difesa della ricongiunzione opera sull'ansietà che voglio io, mentre la ricongiunzione opera su tutto. Se io ho 15 mi ricongiungo 15, nel riscatto se io ho 4 da riscattare posso anche riscattare un mese. Bene,
Guardate l'assurdità. Bene, quel mese, nell'esempio che io ho fatto, ma io ho fatto un esempio molto estremo, quindi io un mese del 2000, del 1995 mi varrebbe come quota A di pensione il 22,98%, quando invece il INPS mi darebbe lo 0,2%. Vi rendete conto del divario? E qui ci ha messo mano il signor Berlusconi con la famosa legge 724, che ha eliminato in pratica la legge 965 e ha detto dal 95 in poi tutto 2%. Però non essendo stata eliminata quella norma, per me è importante, non fosse altro perché, oltre all'importo, ma anche perché da un sistema contributivo puro, perché dall'1/1/96 che un'azienda pregressa comunque se ne va con un contributivo puro, e abbiamo detto essere penalizzante, e ci si fatta per quelli che hanno 100, 150, 200 mila euro all'anno e più, per loro quelli gli conviene, il contributivo in modo gli conviene. Però dico, per me, misero mortale, bene, a me quel mese mi cambia il sistema da contributivo puro in misto. Quindi io avrò una quota calcolata fino al 95 comunque con il contributivo, specificamente con il misto, quindi col contributivo. Se poi se permettete, questo ha comunque la sua incidenza, non parliamo di cifre esagerate, va bene, ma è comunque meglio che sia in tasca mia rispetto alla tasca del legislatore, visto che comunque stanno sempre dove stanno le nostre, no? Non c'è un esempio. Bene. Quindi se la domanda di per fare una ricongiunzione, no? Sì. O un riscatto di laurea, uno che viene adesso assunto oggi, è bene farla subito perché prima la fai e blocchi, cristallizzi, conteggi, no? Tanto lo dice, non è vincolante, ma contesto, vengo da te e mi dici guarda, non ti conviene perché oppure si fa. Oppure se la faccio adesso, se non la posso rifare fra 3 anni, devo aspettare 10 anni. 10 anni devi aspettare per la ricongiunzione, sì. E questo qua, allora guarda Americo, darvi una risposta rischia di essere molto parziale. In genere se io ho appena iniziato, ho un periodo di un anno e mezzo, dico beh io faccio comunque subito la domanda di ricongiunzione, anche perché è vero che c'è stata la riscossione, ma è vero, voi non lo sapete, ve lo dico io, lo sapete che ve l'ho detto adesso, però a me 2 anni lì mi dà una lenticchia di trattamento pensionistico. Portato di là invece, ma com'è una lenticchia e mezza? Quanto mi costa? Intanto io la faccio. Purtroppo non vale più il discorso che ormai dico la faccio e poi rimane lì, no? Perché ormai in camera soldi di studio evidenziale. Sì, esatto, però intanto io la domanda la faccio. Però darti una risposta è parziale la mia, perché io te la do ad oggi che siamo al 16 luglio del 2014, ma se il governo, anche al 31 luglio, esatto, decide ad esempio che la totalizzazione non si fa così o comunque è peggiorativa rispetto a quello che attualmente c'è, o fra 2 anni si inventano qualche altra cosa e c'è, non lo sappiamo, no? No, ma tu la risposta è già maledata, perché io ero convinto per le conoscenze che avevo io e avrei detto fai subito la domanda, tanto non è vincolante di farla, invece adesso dico senti il padronato prima di fare la domanda anche se. Sì, anche perché i conteggi non ci vuole molto la documentazione, non ci vuole molto, quindi non è quel mese, non è quei 2 mesi che mi cambiano la vita, no? Però oltre a questo, arriviamo poi alla legge famosa 228. Allora, la legge, vabbè, qui è quello che io comunque già ho accennato, anche se a parole. La legge 228, vediamo se riesco a trovarla. Eccola qua. Allora, abbiamo parlato di trattamenti pensionistici con diritto acquisito.
abbiamo parlato di trattamenti pensionistici in totalizzazione, quindi con contribuzione non ricongiunta, ma che cumulata comunque o totalizzata, usiamo i termini giusti, dà diritto a un trattamento pensionistico. Fine 2012, la legge di stabilità per l'anno 2013 ha introdotto anche il cumulo. Vediamo che cosa si dice. A che cosa ci riferiamo? Io adesso ve lo dico, però non è che siano così tanti quelli che possono accedervi. Allora, cumulo significa la possibilità di andare in pensione con le regole, lasciate di calco, adesso non ve lo dico perché ho rischio di confondervi, comunque migliorative rispetto alla totalizzazione, a condizione però che io nelle mie due o più possibili posizioni assicurative, quindi partiamo già da questo posto che devo averne almeno due, e questo è vigente anche per la totalizzazione, però a condizione che non abbia in nessuna delle due o più maturato un diritto autonomo. Il diritto autonomo sono 20 anni, per essere vecchiaia. Bene. In questo caso io il cumulo non potrò valermene. Perché? Perché comunque ho un diritto maturato, vabbè, ma non ci vado adesso, questa è una tutela, se vogliamo, a tutte quelle, tra virgolette, ma neanche posizioni silenti, perché io con 20 anni, sì, in realtà è così, alle posizioni silenti che altrimenti uno non avrebbe fatto valere se non tramite. Da chi la riceverò poi dopo io? La riceveremo dall'ente di ultima, esattamente, scusate, che ha più contribuzione, però in realtà viene pagata dai due istituti, sì. Perché INPS e INPDAP, ancorché ormai stanno nello stesso bilocale, INPS pagherà la sua quota e pagherà anche quella di INPDAP, ma INPDAP poi gli darà i soldi, gli tornerà i soldi. Ma succede per le convenzioni, no? Le pensioni in convenzione. No, le convenzioni sono tutta un'altra cosa. Quindi qui c'è uno scambio di soldi. Anticipa chi materialmente ha l'occhio di definirla, però poi ognuno paga i suoi. L'importante però è che non ci sia un diritto acquisito, perché se io sulle due posizioni o sulle tre posizioni ne ho almeno una, il cumulo viene barrato, sì, ma io nelle altre due non ce l'ho, viene comunque meno. Allora sentite, sono 10:01. Io credo che come primo momento, anche se vedo giustamente cominciano forse i morsi della fame o la nebbia che è calata dopo queste 2 ore e mezzo, però tramite Marco e tramite Amerigo, tramite comunque la vostra categoria, a settembre, più o meno, io dico settembre, tempo ottobre, è previsto un incontro con il collega dell'IVA che materialmente tratta la previdenza complementare. Se vi ricordate, accennavo stamattina nel corso dell'intervento che la legge 335 ha individuato i tre pilastri della previdenza: l'obbligatoria, la complementare, quella del quale vi parlerà poi il mio collega, e l'integrativa. Sulla complementare sappiate che, nel senso forse parlare, voi in quanto enti locali iscritti alle ex casse avete il fondo Perseo, mentre invece gli statali hanno Sirio. Per far sì che questi fondi riescano a prendere vita devono comunque avere un minimo di adesione, che sono pari, se ricordo bene, a 30.000. Non avendole raggiunte, adesso stanno cercando di unificarle, il tutto dovrebbe partire con fine settembre, inizio ottobre. Però questo non va a cambiare, se ho capito bene, le norme specifiche per Perseo e per Sirio. Ma siccome non voglio dirvi delle cretinate, e c'è chi ne sa assolutamente più di me, allora già stiamo prendendo degli accordi, non so dirvi se settembre, da settembre, inizio ottobre, però
questo sarà il successivo. Dopodiché noi ormai la porta l'abbiamo aperta. Il patronato spero di averti fatto un quadro abbastanza lineare. E poi le cose così che l'appetito mi è mancato, no? Conoscendo il patronato, ma posso fare ma questo e quest'altro. Poi viene anche dalla bravura dei colleghi, mi sento, ma assolutamente. Esatto. Perché lo stesso patronato può funzionare meglio. Sì, sì, è vero, è vero. È formato da persone. E di conseguenza. Ma che ho avuto io, ve le dico. Sono stato un fa. Cioè io per un patronato ho dovuto scrivere nome e cognome del dirigente dell'X. E del patronato non se ne veniva a capo. Mi hanno dato una legge 104 senza l'invalidità. Un controsenso. Sì, sì. Ho dovuto mettere una raccomandata prima di chiamare la. Ma solo quando ho saputo il nome, tramite conoscenze, quello di Duke. Se no non torneranno mai con Duke. Purtroppo, sono casi reali. Sì, che le mie esperienze personali che poi ti portano a pensare in un certo modo. Sì. Ma c'è gente onestissima e preparata per carità. Ma poi, non posso dire nulla, è una bravissima persona. Io volevo dire solo una cosa, la storia della assicurazione complementare, tutta questa pubblicità, è una cosa che dovremmo approfondire, perché noi no, cioè non è così detto e scontato che per il nostro sistema a tutti convenga. Quindi faremo degli approfondimenti, no? Certamente. Voglio stare tranquilli di una cosa, che noi non siamo qui a fare pubblicità per nessuno, lo facciamo solo cercare di dare un servizio il più conveniente agli indipendenti. Lo stiamo facendo sulla polizza, cercando di dare tutte le indicazioni di un sistema e dell'altro, e poi il dipendente sceglie. Così sarà sul discorso dei fondi complementari. Quindi noi diciamo, se fai accedi a questo fondo, ci avrai queste opportunità, se rimani col sistema attuale, c'è quest'altro. Ma di scegliere. Anche perché la pubblicità è di noi, per quello viene a sapere le cose, quindi la pubblicità ha valore di un certo senso, anche nel momento che io ricordo che l'ha pensata. Certo che per correre non devo approvare, però, cioè, è io non faccio più del caffè che ha visto comunque, sentite, allora, diciamo che questo qua non vuole essere un incontro una tantum, d'accordo con poi il responsabile di categoria.